Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jap per provare sto scherzo della natura. Sarò sincero con voi, fanno schifo. Però, attenzione. È giusto un attimo dire che dovrebbero ricevere un Eza. È giusto anche dire che è il 6 e l'anniversario finisce l'8, quindi fra due giorni. Il video esce lunedì, quindi domani, martedì, l'anniversario finisce. Bene. Detto questo, parliamo un attimino di Goku Junior e Vegeta Junior LR. Che, tra parentesi, artwork anche bellissimo, è una delle LR più belle che ci sia da vedere. Cioè, sono veramente belle, ok? Bellissime e tutto. Però è giusto un attimo parlarne. Fanno schifo. No, fanno veramente schifo, completamente. È uno scherzo. Io vi leggo la passiva e tutto, e voi mi direte nei commenti perché non hanno ancora l'Eza. Ok? Questo è quello a cui giochiamo. Giochiamo a questo. Allora, GT Heroes War Tournament 80%. Super Attack, Raises Attack, Colossal Damage. Ultra Super Attack, Raises Attack, Mega Colossal Damage. Le special e tutto sono veramente, veramente belle, ripeto. Però, vabbè. Grazie per la special. Ok. Attack Def 70%. Ok. Additional Def più 10 per ogni attacco performato fino a un massimo di 50. Additional Ki più 1 per Rainbow Ki Sphere Obtained. GT Heroes World Tournament Category Ally Attack Def 10%. Lancia un Additional Attack con una medium chance di diventare Super Attack con 5 più Ki Sphere Obtained. Bene, questa è l'intera carta. Dove gioca? World Tournament Hybrid Joined Youth Super Saiyan GT Heroes. Come linka... linka 5 con l'altra LR anniversario che ho messo e che sappiamo tutti qual è il suo problema quando non c'è un Goku, un Vegeta. Non fa niente. E in più, è giusto dire anche un'altra roba, ok? Questa carta deve ricevere un Eza. Quindi sì, ora la stiamo vedendo, ma fa schifo. Il titolo è quello che penso, è uno scherzo. È uno scherzo, no, Eza? No, perché se la cosa è che proprio non li mandano ad Eza, non solo io mi incacchio, ok, con tutta la sincerità mi incacchio molto, perché semplicemente i free to play ci siamo abituati a vederli che ricevono un Eza subito. E è quello, ok? Non siamo più abituati a vedere un free to play che è forte fin da subito. E questa carta infatti fa schifo proprio. Ha proprio quel pattern solito di Dokkan con i free to play, dove fanno schifo ma perché devono ricevere un Eza. Ok? E il pattern è questo, ragazzi, non prendiamoci in giro. Una passiva così, la lead 80 e basta. Ha quel pattern stupido, ok? Ha quel pattern di Dokkan che mi dice: questa carta sta per ricevere un Eza. Io spero veramente che questo video proprio backfire proprio pesantemente. Domani annunciano l'Eza. Io spero veramente questo, ok? Domani, lunedì, quindi quando esce il video in realtà, da nessun'altra parte c'è la roba per sti due. C'è solo nei file di gioco il fatto che l'Eza area che hanno messo quest'anno per i free to play ha un altro stage. Però con tutta la sincerità, e qua sarò del tutto sincero con voi, se non ricevono l'Eza adesso, fa schifo. Fine. Lo dico proprio, fa schifo. Fanno schifo. Fine. Fine. Fanno schifo. Spero veramente ricevano un Eza. Ora, parlandone chiaramente, con il kit che hanno al momento, quanta def si può vedere? Si può vedere relativamente a malapena 200.000 def. Questo è quello che raggiungono. Fine. Questo è quello che raggiungono. Non sono buoni nemmeno a girare, perché un 10% è una presa in giro come buffer. È un 10% buff. Non... cioè... no. No. È una presa in giro, fine. Io non la vedo come altra roba, è solamente una presa in giro. Ok? Oh, eccoli qua che linkano, finalmente. Niente Super Saiyan, lo possiamo però tenere in mezzo, abbiamo Super Saiyan. Solo voglio farvi vedere un attimo loro.
La prima 18 key, quanto spari linkando e con il buffer? Dai, facci vedere un attimino, sinceramente, voglio vedere cosa riesce ad offrire. Mi sa che fanno di più loro tre, considerando che non ci sono le passive attive. Ora capite. Sinceramente non volevo fare il video. Sono sincero, non volevo fare il video per questa unità. Perché non hanno Lezza. Cioè, si sente proprio che manca Lezza. Ok? Si sente proprio che manca Lezza. È normale sentirla la cosa. Manca Lezza. Come faccio a giudicare questa carta? Non posso giudicarla, infatti. Però non glielo mettono Lezza. Almeno sembrerebbe al momento che Lezza non arrivi per loro. E quindi giudichiamo la carta per quello che è. È uno scherzo della natura. Cioè, questo è a livello free to play schifosissimo. 2019, 2018, ragazzi. 2 milioni e 8. L'altra LR che abbiamo qua, ovviamente a Lezza, senza passiva, fa qualcosa. È giusto dirlo un attimino. Dai, altro buff, vediamo. Quant'è def? 200.000, sì, come avevo detto. 200.000 def, la vediamo. Però finisce lì. Resa non l'attacca all'infinito. Sì, ma con 200.000 def noi arriviamo da Goku Tech? No. Non ci si arriva da Goku Tech con 200.000 def. 3 milioni e 3, ragazzi. Ops. Non ci si arriva da Goku Tech, ragazzi. Ragazzi, lo so, è un attimo un video dove mi lamento, ma capite il perché non volevo fare lo showcase effettivamente. Perché puzzano di... Abbiamo bisogno di un'Ezza. Siamo carte create perché dobbiamo creare altro content su questa carta. Quindi vi rilasciamo l'evento per farla dell'R, ok? La farmate. E poi vi rilasciamo un altro evento dove potenziarla ancora. Questo è la parte sbagliata di come funzionano le free to play su Dokkan al momento. O escono, che fanno schifo e basta. E quindi, ah ok, arriva Lezza. Oppure escono che sono semi decenti, però prima o poi, fra 20 anni, ricevono Lezza. Solo che è meglio avere una carta che è già giocabile fin dall'inizio che avere una carta che effettivamente senza Lezza fa schifo. Si fa Lezza subito, bene, la gioco due volte e poi già invecchia istantaneamente. Questo è il problema con i free to play al momento, è giusto dirlo un attimino, perché i free to play di quest'anno sono letteralmente schifosi confronto a quelli dell'anno scorso. Quelli del sesto anniversario erano molto più forti, sono ancora più forti di quelli che sono usciti adesso, sono molto più utili e tutte queste cose. Detto questo, ragazzi, io direi che finiamo qua il video. Li abbiamo provati per quello che si può provare in una LGGT. Non riescono a performare al momento. 200.000 def è ridicola, considerando però la passiva che hanno tutto. Probabilmente arriveranno degli Ezza per loro due. Beh, si spera breve. Dove andiamo a rifare lo showcase sperando che siano cambiati un pochino. Cioè che siano diventati utili, forti. Perché a parte l'artwork bello, le special un po' carine, è una carta veramente di merda. Detto questo, è stato un piacere. Lasciate un bel like, commentate. Ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate di questo scherzo. Uno scherzo. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.